tantissime interpellanze e interrogazioni in Consiglio Comunale, quella sul depuratore di Mister Bianco, una tematica che ha seguito con particolare calore il consigliere Giambattista Giacone. È una problematica che segue da 2 anni, quindi io cosa chiedo all'amministrazione? All'amministrazione chiedo che venga attivata una commissione di studio che rilevi effettivamente chi ad oggi usufruisce del servizio di depurazione e specifichi le metodologie e i costi dell'allaccio delle abitazioni in cui è possibile fornirlo. Sono arrivate nel frattempo ai cittadini le bollette del pagamento dei 50 centesimi della depurazione, a cui è chiaro che i cittadini vorrebbero capire che significa questi 50 centesimi di depurazione. Per chi è allacciato o meno. Allacciato o meno, perfetto. Chi è allacciato o meno. Quindi chi si può allacciare, è giusto che paghi i 50 centesimi, ma chi non si può allacciare, come fa a pagare? Il pagamento deve avvenire, ma deve avvenire nel momento in cui noi abbiamo fatto questi rilievi. Chiedo che in questo momento venga fatta la sospensione di queste bollette, fino a quando non ci sarà uno studio ben preciso per come i cittadini si devono comportare, perché i cittadini devono sapere come allacciarsi e come comportarsi, e questo dipende dall'amministrazione che faccia un progetto con un pool di tecnici e organizzi tutto. Ci sono numerose interpretazioni giuridiche. L'ultima è la pronunciazione della Cassazione Civile, sezione 3, emessa nel 2013, sentenza numero 14.042, che rispetto alla tassa cita il fatto che se l'impianto di depurazione non è perfettamente attivo ed idoneo, la tassa non è dovuta. Quindi noi, per fare chiarezza sulla problematica, abbiamo già espresso la volontà in consiglio di avanzare l'idea della commissione d'indagine. Chiaramente attendiamo il sindaco, vista l'interrogazione che abbiamo posto qualche giorno fa, attendiamo il sindaco che prenda appunto una decisione in tal senso. Qualora non venga fatto entro questa settimana, prossima settimana presenteremo ufficialmente alla presidenza del consiglio la proposta della commissione.